Benvenuti a Compila, quindi va. Buonasera. Sono sempre fuori centro tutte le volte, ma cioè sono in centro pochi secondi prima di iniziare, poi finisco fuori praticamente subito. Tra l'altro non si vede, ma c'è anche il gatto che mi fa compagnia, che mi è sempre di supporto e quindi se si sente russare non sono io, ma è lui, per quanto oggi sono ho un po' i bioritmi bassi, quindi sono un po' ho l'energia calante. Sarà che andiamo verso la fine della settimana, è stata una settimana impegnativa e quindi cosa c'è di meglio che dedicare un bel giovedì sera a scrivere un altro po' di codice allegramente live. Anche fuori, quando è bello. Eh sì, peccato che sono io, ma comunque, vabbè, poi sono anche un po' saccagnato per via della palestra. Io me lo dico sempre, è giusto, quindi ci sta, secondo me bisogna, come dire, bisogna sempre tenersi un'alta considerazione di sé, poi appunto la moglie sarà d'accordo, quindi mi sembra giusto. Si sente abbastanza alto, speriamo di sì, perché il microfono è un po' lontano, ma è giusto per non avere tutto davanti. Allora, argomento della live in realtà è una prosecuzione di una live che abbiamo già iniziato, o meglio, era un argomento che abbiamo iniziato a guardare la settimana scorsa, ovvero creare un gioco molto semplice per la verità, che tra l'altro mi sono dimenticato di vedere una cosa prima di che poi mi servirà, vabbè, fa lo stesso, la vedrò nel momento opportuno, che tra l'altro me l'ero anche segnato di vedere qual era, di annotarmi le API da invocare per ottenere le parole. Allora, la settimana scorsa abbiamo iniziato a sviluppare un gioco, il gioco dell'impiccato, anche se gli abbiamo dato un nome diverso che è Recycle Team, cioè Team è il nome di un omino che sta nel cestino e viene sommerso dalle cartacce, che è un po' più bello, diciamo, un po' come metafora è più bello che prendere uno e impiccarlo, però giusto per variare. E c'è anche il messaggio ecologico, quindi mi piace di più. Abbiamo iniziato a sviluppare questo gioco. In realtà siamo partiti dalla business logic, a cui poi faremo, suppongo, stasera diverse modifiche, perché entriamo appunto nel vivo della logica. E abbiamo iniziato a svilupparlo usando, anche se in maniera, come dire, molto rilassata, cioè non proprio, come dire, professional, ma è giusto per rendere l'idea, la metodologia TDD, cioè abbiamo iniziato a scrivere dei test che verificano delle condizioni sulla nostra logica, che siano condizioni rispettate, e quando questo avviene tutto ok, quando non avviene abbiamo fatto un po' di patch al nostro codice in modo da far, come dire, andare a buon fine i test. E l'obiettivo è quello di tenere i test che ci siamo scritti e andarne via via ad aggiungere altri, man mano che, pensando un po' alle funzionalità che ci possono servire, noi aggiungiamo quindi della business logica, aggiungiamo della logica al nostro gioco, senza ancora per il momento avere l'interfaccia grafica, ma è una delle cose che poi adesso andremo a curare, tra le altre cose. E quindi pian pianino andando ad aggiungere questa logica, per cui non so, l'ultima volta avevamo la parola segreta generata, avevamo la lunghezza delle opzioni. Questa volta io ho pensato a quello che si potrebbe fare, ad esempio andare a mettere dentro la logica dei tentativi, cioè provo a mettere un carattere e vedo se c'è o non c'è, conto magari quali caratteri sono stati indovinati, oppure ottengo una versione della mia, come dire, della mia stringa, cioè della mia parola segreta, magari mascherata con una rivelazione di quelli che sono, i caratteri che posso aver indovinato. Cioè, quindi queste sono un po' tutte cose che mi frullano in questo momento
in mente e che comunque sono le cose che dovremmo andare ad implementare, quindi una per una cerchiamo di aggiungerle al nostro game che abbiamo iniziato a sviluppare e andando poi piano piano a completare la logica del gioco. Fino a quando siamo a posto con la logica, direi ci agganceremo un'interfaccia utente. Quindi ho già provato a generare un logo di esempio, una cosa molto, cioè in 5 minuti, perché purtroppo il tempo. Quindi le cose che facciamo qui sembra sono rigorosamente live, per cui errori ne farò a bizzeffe, non mi ricorderò delle cose, però appunto non sono cose preparate, anche perché sarebbe impegnativo preparare tutte le settimane, almeno per il momento, qualcosa da fare, quindi come dire, si prova, si sperimenta e magari quindi se c'è un intoppo qualcuno in chat può sempre dare un suggerimento oppure si possono fare delle domande, quindi come dire, una cosa che facciamo un po' più per divertimento che non per altro, però chiaramente se si impara qualcosa e io mi metto in prima persona, tanto meglio, perché così sono, insomma, diventa un po' utile a tutti. Allora, c'ho ancora il conto alla rovescia, ancora tutte le applicazioni aperte, quindi rilanciamo la nostra musichetta, ma teniamola, come dire, bassa, quindi io posso produrre tanta entropia se serve. Ciao Listic. Ma l'entropia, cioè materialmente, si misura a chili, si misura a un'unità di misura. Allora, quindi questo è un po' l'obiettivo, il progetto l'avevamo già scritto, io in realtà gli ho dato un paio di giri di vite, ho sistemato un po' di cose perché avevo iniziato a scriverlo proprio brutalmente. Ciao intanto Giancarlo, che è il patron del mitico Delphi Club Italia, di cui conserviamo il logo qui in basso a sinistra, che è un gruppo Facebook dedicato agli sviluppatori Delphi e non, perché comunque si parla principalmente di Delphi, ma qualsiasi cosa poi legata allo sviluppo, credo, poi per uno che possa così sia curioso di sgrufolare un po'. Si parla anche da altro e quindi a volte si postano anche dei meme, quindi è un gruppo più che rilassato. Ok, quindi io direi di cominciare perché dopo viene tardi, io ho già i bioritmi, oggi sono partito con Presidente il DC, il DCI, prima o poi uscirà qualcosa che userà questo DC come sigla e finirà che diventerà un qualcosa di scabroso. Già sembra un po' un partito, per cui insomma, è un po'. Allora, lascio un attimo indietro la chat, riduco a icona, vediamo se riesco a passare alla screen più cam, se si vede, spero che si veda. Quindi usiamo tra l'altro una versione di Delphi nuova, nuova di pacca, si può dire. Quindi, ok, andiamo a caricarci il nostro giochino, così appena uscita e ne sto già approfittando perché ad esempio ho impostato i DPI un po' alti perché altrimenti ho visto che nelle live non si vedeva nulla. La settimana scorsa per qualche motivo non funzionava, cioè non si vedeva correttamente. Grazie per il follow AldoManu98, benvenuto. Stiamo iniziando a scrivere un po' di codice, stiamo cercando di fare, cioè sto cercando, io uso il plurale perché così quando mi sbaglio posso dare la colpa a tutti, quindi quello è poi l'obiettivo. Stiamo, ribadisco, cercando di fare un gioco. In realtà l'abbiamo già iniziato con la modalità TDD, ti devasto domani, no, test driven development, molto come dire l'acqua di rose, avevamo già iniziato. Il gioco è gioco simile a quello dell'impiccato, però con delle varianti, giusto per renderlo un po' meno macabro, e quindi avevamo iniziato la volta scorsa a fare un po' di logica vera e propria, quindi abbiamo creato il gioco, la classe del
del nostro gioco con il costruttore Create e Destroy, dove dentro abbiamo le opzioni, quindi abbiamo la possibilità di configurare qualcosina. Ecco, io ho cambiato qualche nome tipo attempts come tentativi di indovinare qualcosa, gli ho dato un nome un po' più ufficiale perché non era proprio corretto guess o quindi così. Qui abbiamo le opzioni, quindi nelle opzioni possiamo configurare quanti tentativi darci, anche se io poi farei, li tirerei anche un po' su perché forse 6 sono pochini, 10 mi sembrano tanti, magari proviamo con 8 e quindi questo poi nell'idea di poter configurare le opzioni in qualche modo. Quindi abbiamo un game con delle opzioni configurabili che quando inizia interpella un word generator, cioè un qualche oggetto. Questa è un'interfaccia che ha un metodo get new word che permette di andare a recuperare una nuova parola generandola in qualche modo. Quindi al momento non è stato stabilito come, o meglio, è stato stabilito nel senso che c'è un'interfaccia che definisce quale sarà il metodo che è presente sulla classe che genera questa nuova parola, però a netto di quello non abbiamo implementazioni, fatto salvo, ecco, magari mantengo un po' lo stile che ho usato in giro con questo commento che ripete il nome dell'interfaccia. In realtà un'implementazione ce l'abbiamo, perché come dicevo, in ottica TDD, quello che abbiamo iniziato a fare è mettere giù dei test, ovvero abbiamo messo dei test, ad esempio, quando il gioco viene creato, quindi non quando si inizia a giocare, ma quando proprio creiamo l'oggetto che rappresenta il gioco, i tentativi sono a zero, la parola segreta è vuota, quando il gioco viene avviato, la parola segreta deve matchare con quella che gli passiamo, oppure quella che viene eventualmente recuperata dal generatore. Il numero di tentativi deve matchare quello delle opzioni. Stessa cosa, dobbiamo controllare che quando il gioco parta il get new word venga invocato, cioè che noi andiamo effettivamente a tutti gli effetti andare a recuperare la parola da indovinare da un qualche servizio esterno. Quindi noi in realtà un'implementazione l'abbiamo già fatta del word generator perché abbiamo fatto lo stub, ovvero in ottica di test, lo stub è un qualcosa che genera queste parole che viene creato con una parola di esempio e quando viene invocato il metodo che chiede qual è la parola, restituisce la parola che abbiamo specificato. Quindi c'è un campo privato con la parola, noi in fase di costruzione gliela passiamo, quando viene chiamato get new word, lui restituisce quella parola di esempio. In questo modo possiamo, come dire, configurarlo. Questo abbiamo messo tutta questa roba sotto implementation, in modo che, come dire, stia nascosta e fuori sia visibile praticamente solo questo Create Word Generator Stub, che è una funzioncina che, data una parola di esempio da usare come esempio, ci dà il nostro generatore che praticamente restituisce la stessa parola. Quindi questo è l'oggetto che noi creiamo da usare nei test per far sì che generi quei valori che ci consentono di entrare in quella condizione che favorisce il test per andare poi magari a verificare un'altra condizione. Quindi questo è un po' il compito dello stub. Il compito invece del mock è un altro, qui l'abbiamo usato ad esempio per fare in modo che pur restituendo una stringa vuota registri con questo success, che poi più che un success potremmo chiamarlo cold, perché quello che va a, come dire, va bene così, per il momento lasciamolo così. Quello che va a fare è intercettare nel momento in cui viene chiesta una nuova parola questa condizione e mettere a true un flag in modo che ci consente di testare se nel momento in cui abbiamo il gioco la nuova parola viene in qualche modo viene richiesta dal game. E poi c'è tutta la logica ovviamente dei test che è molto semplice. Ad esempio, creiamo il gioco e vediamo se i tentativi sono impostati a zero e distruggiamo il gioco. Creiamo il gioco e verifichiamo che la parola segreta sia vuota, una stringa vuota. Quando creiamo il gioco con
il mock, avviamo il gioco e andiamo a verificare che sia vero il flag che ci dice che Get New World è stato, come dire, invocato. Quindi questo è il test di cui parlavamo prima. Qui andiamo a verificare che è creato il gioco impostando i tentativi a 123. Quando iniziamo il gioco con il nostro stub, cioè il nostro oggetto che dà la parola Secret Word, quindi dà una parola che ci aspettiamo ma non ci interessa al momento la parola, il numero di tentativi sia uguale, quindi questo 123 che abbiamo impostato anche qui sia uguale a quello delle opzioni. Quindi mettiamo le opzioni a 123, a 123 penso che si riesca a indovinare la parola, e verifichiamo appunto che una volta avviato il gioco abbiamo quei 123 tentativi a disposizione e così via. Quindi quando il gioco è avviato, qui creiamo lo stub con la parola Secret Word e dobbiamo andare a verificare che la parola segreta con cui abbiamo iniziato il gioco sia esattamente la stessa che abbiamo passato al generatore di parole segrete da utilizzare nei giochi. Quindi avevamo scritto più o meno questi test, gli ho dato un attimo, ma proprio 2 minuti, una risistemata per che siano un po' più leggibili, c'erano un po' di nomi così da riordinare, ma grosso modo la questione si è fermata qui. Manca un altro po' di logica. Ad esempio, qui potremmo andare a prevedere della logica in più, ovvero andare a dire che non so, quando il gioco viene vinto, quindi quando si perde, quindi iniziare a mettere giù un po' di condizioni. Ad esempio, una cosa che ci farebbe comoda per un'eventuale come dire, rappresentazione a livello visuale è il fatto di ottenere la stringa mascherata, cioè avere magari una stringa, la nostra secret word, che per tutta la sua lunghezza ha magari degli underscore, tranne per come dire, i caratteri che sono invece in chiaro, che sono quelli che abbiamo ordinato. Quindi una cosa che potremmo fare è come dire, aggiungere dei metodi per tentare intanto di indovinare i caratteri, per indovinare come dire, la parola, anche perché c'è anche ovviamente quello l'obiettivo del gioco, e quindi iniziare un po' di logica, implementare un po' di logica. Qui cosa potremmo dire? Quindi adesso abbandonerò un pochino la parte, come dire, di TDD e scriviamo un po' di logica, perché altrimenti se andiamo solo coi test, magari ci mettiamo un sacco di tempo e così iniziamo un po' a mettere giù della logica, a ragionare un po' ad alta voce, poi andremo a mettere magari qualche test ogni tanto alla bisogna. Ad esempio, una cosa che potremmo mettere è nel momento in cui si gioca una lista oppure un set dei caratteri che abbiamo provato a indovinare. Quindi ad esempio, adesso lo chiamo così, poi potremmo fare una cosa del genere. Mi dà il warning che vuoi. To byte in. Ah, giusto, perché comunque il char adesso è ovviamente un white char. Potremmo utilizzare o solo dei caratteri. Che poi in realtà invece che questa lista potremmo anche usare un dizionario, quindi in questo modo ci leviamo, perché ovviamente coi caratteri è più comodo, ma tra l'altro non so se abbiamo a disposizione un tipo. No, il char set è un'altra cosa, effettivamente il set di codifica dei caratteri. Perché non sono sicuro, beh, eviterei comunque dei simboli, quindi effettivamente potrebbe anche essere, come dire, indicato il fatto che noi possiamo fare un set di caratteri ANSI. Anzi, io direi proprio che potremmo fare questa cosa qui, ovvero tanto comunque il servizio con cui ci interfacciamo, che tra l'altro è una parte ancora da sviluppare, è un servizio che ci dà dei caratteri, come dire, dei caratteri, cioè sono parole in inglese, quindi non dovrebbe,
come dire, darci molto, molto fastidio. Facciamo questa cosa, giusto per definire, magari facciamo così, facciamo, spero di non beccare un tipo di Delphi, anche se con la fortuna che ho. Allora, noi tanto possiamo fare dei set. Io farei proprio una cosa del genere, ops, ovvero un set type teachers. Dunque, come si faceva il set? Quello limitato, che non mi ricordo, ho un momento di... Uso troppi linguaggi. No, non è questo il set che volevo, grazie. System set. C'è la guida che mi sta proponendo. Ah, però potremmo usare anche unsigned char. Vorrei degli esempi possibilmente in Delphi, grazie. Il tipo dati insieme, non si usa più. Cos'è questa novità? Allora, facciamo così. Usiamo il caro vecchio internet. Oggi veramente tra C Sharp e JavaScript sono quasi ok. Ah, ok, allora ci stava. Ok, il nostro, questo mi piace, questo è esattamente quello che intendevo, ovvero mi piace anche il nome, o meglio, t-alphabet è uguale set of. Vorrei dargli il tipo, possibilmente, se si può, non si può. Non si può, non si può, non si può. Allora provo a mettere un... Se lo accetta, non penso, quindi... Cavolo, vorrei un diavolo di set... Set di caratteri ANSI, niente. Facciamo così, facciamo prima, poi ho tolto troppo, sorry. Tanto poi chi se ne frega, facciamo una bella lista. Tanto visto che ce li abbiamo, facciamo una bella generic collection, facciamo un bel dictionary di char, tanto così siamo aperti a qualsiasi tipo di... Perché metti che poi mi arrivi giù un carattere particolare, non si sa mai. Questi, diciamo, sono i caratteri che noi abbiamo, come dire, tentato di indovinare. Quindi nel nostro costruttore andiamo a crearci un'istanza di questo bel dizionario. Quindi il dizionario di char. Non so se c'è anche un set. Forse sì, forse che magari mi dà... No. Mi ricordo male io e... Ok. Comunque va bene così. Massimo poi se troviamo qualcosa lo cambiamo. Grazie per il follow, Zig Alon Forever. Ben arrivato sul canale. Stiamo cercando di... In realtà sto cercando, ma sono piuttosto arrugginito stasera, di sviluppare un gioco, intanto partendo dalla logica e possibilmente con logica TDD, stile gioco dell'impiccato, anche se non è proprio un impiccato perché era troppo macabro, e quindi mettere giù un po' di logica e fare anche i relativi unit test. Quindi allora qui abbiamo messo giù, come dire, i caratteri. Un dizionario degli eventuali caratteri che andiamo a tentare, che magari potrebbe farci comodo leggere anche da fuori, però non mi piace molto restituire proprio il dizionario
così com'è, e quindi facciamo dizionario. Mi viene comodo perché se voglio vedere se usare Python, lo sto studiando alla grande perché comunque è un linguaggio che mi interessa approfondire, soprattutto per interfacciarlo con Delphi, che è il linguaggio, che è l'ambiente che sto utilizzando. Per cui può darsi che presto magari qualche live sulle cose che pian pianino sto, come dire, scoprendo dal punto di vista sia dell'integrazione sia del linguaggio, magari si può organizzare. Però al momento, come dire, mi sto concentrando. Non ho visto però mo effettivamente molte live su Python, qui no, qualcuna sì. Vedo molto JavaScript e quindi io ho fatto un framework in Python. Complimenti. So che ci sono un sacco di librerie, cioè infatti la cosa che più mi intriga è questo, il fatto che tu array enumerable char, l'array non è un, ah, sorry, giusto, keys forse. Scusate, ma stasera sono proprio arrugginitissimo. Key collection, ok, che è una collection, ma to array, strano che non funzioni, dovrebbe essere enumerabile l'array, o no? Ah, vabbè, che sto andando a vedere una cosa che non è dichiarata, quindi. Accidenti. Beh, comunque va bene. Infatti, scusate, no, va benissimo. Perché complicarsi la vita, effettivamente? Stasera mi sto un po' complicando la vita, eh. Mi va bene, cioè l'importante è non restituire, per me non restituire il dizionario, perché non vorrei che qualcuno ci vada a mettere dentro delle chiavi. È buono se vuoi imparare qualcosa di Python all'inizio, e ancora in sviluppo non si possono usare i file, ma a breve sarà aggiunto anche supporto per i file. C'è una documentazione completa che ho fatto io. Ci darò sicuramente un'occhiata. Anzi, se fai delle live, dopo vengo a mettere il follow, che così mi fai live di programmazione su Python, che può sempre essere interessante. Ok, quindi il concetto qual è? Riassumendo, che con grossa fatica, perché stasera sono un pochino, come dire, fumato, anche se non ho fumato e non fumo, ho messo un dizionario perché è più comodo controllare le chiavi per tenere traccia praticamente del, come dire, dei caratteri che noi andremo a tentare per vedere se la parola l'abbiamo indovinata oppure meno. Questi mi serve mantenerli perché ovviamente se devo andare a recuperare una versione, andare a vedere se per caso c'è la vittoria oppure il resto, un'alternativa sarebbe utilizzare appunto la versione mascherata della stringa, ma non vorrei. Intanto scegliamo questa opzione e quindi andiamo con questo approccio. Perché Visual Studio e non Unity? Ah, questo non è Visual Studio, questo è assomiglia, ma questo è Delphi, quindi che è un ambiente di sviluppo RAD, ideato da Borland e ad oggi è gestito da Idera Imbarcadero, che Unity per fare Delphi. Unity è per C Sharp e quindi lo conosco di sfuggita, ma non al momento io sto utili qui utilizzo FireMonkey, che è un'altra libreria. Sì, beh, sembrava Visual Studio perché sono, diciamo, ambienti di sviluppo dello stesso tipo, quindi sono ambienti RAD per lo sviluppo di applicazioni, si possono fare applicazioni visuali e quindi diciamo che qui l'obiettivo al momento, la parte visuale è ridotta, come dire,
Questa è la nostra parte visuale, abbiamo una finestra ancora vuota e quindi dobbiamo andare a riempire ancora la business logic, però è un ambiente che ci permette appunto di, ad esempio, progettare l'interfaccia. Tra l'altro con la versione che è appena uscita ci sono le linee guida per i controlli da allineare, quindi ad esempio io ho prodotto il logo, vediamo se riesco ad andarlo a caricare. Stiamo al momento partendo sulla parte, come dire, di logica e poi andremo a fare la parte, come dire, la parte grafica. Dov'è che l'ho messo? Qui forse c'è il logo. E qui ho già preparato le iconcine con l'omino, che queste le ho fatte la settimana scorsa, ma con il nostro logo Recycle Team. Team è il nome dell'omino che si affoga nelle carte e quindi una volta c'era anche, no, non c'era, no. Questo è il nostro logo, quindi qui andremo a mettere il logo, una tastiera per mettere dentro i tasti, metteremo la visualizzazione del nostro, come dire, omino che poverino rimane impiccato, quindi pian pianino andremo a costruire l'interfaccia. Sembrava Final Countdown degli Europe. Sto cercando un po' di feedback per il framework. Sì, quando sarò un po' più fluente, ma lo diventerò perché comunque devo vederlo a tutti i costi, quindi magari darò un'occhiata. Sì, può essere interessante. Non so se la mia esperienza sarà tale da poter fornire già dei framework, come dire, di valore, perché su altri ambienti ho molta più esperienza. Ok, quindi parcheggiamo il login lì. Andiamo avanti con i nostri test. Quindi un test che potremmo fare è che quando il gioco viene creato, come dire, il numero di caratteri indovinati, ma anche quando il gioco ha inizio, sia uguale a 0 e quindi aggiungiamo questo test e quindi mettiamo una procedure. Quando il gioco è creato, chars are empty o 0, quindi non abbiamo caratteri. Ah, se lo capisce anche uno che non sa programmare, è perfetto per me. Ok, quindi è adattissimo, quindi posso farlo anch'io. No, sì, è per dire che magari non sapendo cosa mi aspetta, allora. Quindi andiamo a creare il nostro gioco, creiamo il gioco, lo distruggiamo e una volta creato andiamo a vedere che, vediamo se c'è qualche metodo specifico, perché empty c'è ma riguarda le stringhe, ma forse c'è anche qualcosa per gli array, c'è un enumerable, c'è, dai, qualcosa per gli array, c'è sicuramente, su, fammi felice, is empty, sì, dai. Is empty va bene anche per gli array. Oh, perfetto. Quindi questo in realtà dovrebbe già andare a buon fine come test. Se provo a eseguirlo, dovremmo avere 4-5 test. No. Invalid variant type conversion. Quindi sembra che lo supporti, ma non lo supporti. A meno che non voglia il tipo di dato. Boh, che vuoi. Enumerable system char non riesce a convertirlo, ok, comunque tanto are equal 0 il game chars length di, andiamo a vedere se la lunghezza dell'array è vuoto e così in questo caso abbiamo scritto male il test. Ok, partiamo, vediamo se va meglio. Ok, abbiamo 6 test. Quindi un'altra cosa che potremmo fare è controllare che quando il gioco ha inizio, anche il numero di caratteri sia sempre 0. Però io qui farei un test un po' più complesso, cioè andrei a avviare il gioco, faccio un tentativo, quindi c'è bisogno di molta più logica. Però questo diciamo è un po' un esempio di come procedere pian pianino con logica, test e sì, grazie per i riferimenti, poi magari manda forse meglio un messaggio privato, così andrò a
a buttare un occhio perché magari nella chat me lo perdo. Ok, quindi a questo punto iniziamo a giocare, dobbiamo fare la procedura. Che procedura dobbiamo fare? Dobbiamo fare un try char, mi viene da dire, cioè passiamo un carattere e vediamo se questo carattere, come dire, fa parte di... abbiamo indovinato, quindi sicuramente una cosa che dovremmo fare è, come dire, andare a vedere se abbiamo indovinato, andarlo ad aggiungere alla lista, quindi iniziamo già ad aggiungere un po' di logica. Chiudiamo un po' di file così facciamo meno confusione. Altra cosa che andiamo a fare quindi è nel momento in cui il gioco parte, quindi when game is started, chars are empty, quindi anche questo è importante, forse più importante del game is started. Poi il mio tentativo di tenerli allineati, cioè nel momento in cui avviamo il gioco, possiamo prendere spunto da questa logica qui, ovviamente anche in quel caso la lunghezza di questi char dovrà essere 0, quindi game chars, length di chars dovrà essere 0, quindi creiamo il gioco, avviamo e verifichiamo che sia 0. Poi potremmo anche avviarlo, provare a fare un gioco, riavviarlo e controllare di nuovo che sia 0, perché c'è anche questa, ovviamente, questa possibilità di fare quit e di ripartire. Comunque anche questo test ci sta, perché se noi abbiamo un gioco già, come dire, avviato, ok, qua ci manca la logica, la vado a implementare subito, anzi ci mettiamo un bel to do così riusciamo a fare il build e vediamo anche l'ultimo test che abbiamo messo, ma siccome partiamo da zero questo sarà senz'altro uguale a zero. Ok, quindi nel nostro start comunque garantiamo che gli tentativi diventino uguali a quelli delle opzioni, la parola venga presa dal generatore. I nostri caratteri, questo è il nostro dizionario, faremo un bel clear così lo svuotiamo e siamo sicuri che ci dimentichiamo dei precedenti caratteri già giocati. Quindi qui nel try char cosa potremmo dire? Potremmo dire che se char contains il nostro carattere, allora lo rifiutiamo o comunque qui stiamo facendo praticamente tento di giocarmi un carattere, quindi gioco il carattere e vado a vedere se per caso ho indovinato, riesco a fare qualcosa. Quindi se il carattere è già giocato, usciamo, non andiamo a decrementare, cioè a considerarlo un tentativo, come dire, già fatto, ma una cosa che dovremmo fare è vedere quindi se il nostro carattere è contenuto nella stringa. A questo punto forse ci converrebbe fare anche una funzione, in questo modo, come dire, potremmo anche... Ah no, lì andiamo a vedere altrove, dai, quindi... cosa facciamo? Controlliamo se non è nella stringa. Quindi intanto pensiamo al lato negativo, ovvero if not secret word, pardon, volevo mettere all'inizio, in realtà abbiamo dei metodi contains. Però non è che mi piaccia. Qual è la funzione più interessante che possiamo usare con i caratteri? Non abbiamo un char in string, abbiamo un char in set, char in string, vabbè, dai,
Secret War contiene, potremmo fare anche banalmente una cosa del genere, però insomma non mi piace tantissimo, come dire, poi parte che non la compila. Record object o class, ma figurati se non c'è un overload col solo carattere. Ah, ecco, allora c'è. Quindi se, forse non ci serve neanche questo, non siamo in C sharp, oggi sto confondendo troppi linguaggi. Allora, se la parola non contiene il nostro char, allora usciamo, anzi, prima di uscire dovremmo decrementare il nostro numero di tentativi e poi dovremmo fare anche il check, controllo se il numero di tentativi è zero, cioè se siamo morti a quel punto. In ogni caso usciamo. Se invece possiamo andare avanti, dobbiamo quindi censire il carattere tra quelli giocati, anzi, in questo caso dovremmo farlo comunque. Questo lo facciamo in ogni caso, quindi andremo a fare un add. Qui il valore lo lascio così, tanto il value non mi interessa. Aggiungiamo il nostro carattere. Se noi prendiamo un carattere, se c'è già, lo rifiutiamo. Se non c'è, lo censiamo tra i caratteri. Andiamo a vedere se la parola contiene o meno questo carattere. E in caso negativo, dovremo calare una vita, poi controllare se il numero di tentativi è zero. Exit, quindi poi dopodiché uscire. Se invece andiamo avanti, quello che dovremo andare a fare è vedere, come dire, se verificare se non decrementiamo i tentativi, quindi vuol dire che la nostra giocata va a buon fine e possiamo andare avanti, a meno che non abbiamo già vinto. Quindi andiamo a verificare se il gioco è stato vinto, quindi ovvero se la parola match. Quindi qui ci verrebbe molto comodo a questo punto fare una logica di questo tipo, ovvero faccio una funzioncina che ci dà la nostra versione, come dire, masked del nostro, scusate se mi guardo indietro, ma faccio un attimo un inserto con il rischio di sabotare la live, ma credo che valga la pena spostare la telecamera e farvi vedere questa cosa che sta albergando sul mio divano in una maniera. Pensate che aiutante devo avere io per fare queste cose qui, quindi. Ok, torniamo a noi. Quindi dicevamo, ok, parte la parentesi gatto che ci stava perché è una roba. Andiamo a fare una bella funzioncina. In questo caso faccio una funzione perché è una cosa un pochino. Questa sarà una funzione un po' particolare perché praticamente quello che voglio fare è restituire la getMasked. Non saprei come dire, cioè la parola praticamente fatta da tanti underscore, tranne nei punti dove è presente un carattere che abbiamo indovinato. Quindi questo è un po' questo ci può servire per la visualizzazione, ci può servire per tante cose. Quindi come la andiamo a implementare? Bella roba, diciamo che. Ah, qui poi non mi sono dimenticato di fare un controllo, ovvero prima di giocare, verificare che il gioco sia in corso, perché se non stiamo giocando, ovviamente il try char deve, o dà errore o deve andare a buon fine. Quindi qui in poche parole cosa dovremmo fare? Una cosa di questo tipo, mettiamo che la mia parola sia secret word e io ho giocato, non so, la lettera S e la lettera R,
come caratteri, ok, quindi questo è il mio, ops, sorry, ho sbagliato tasto. Vorrei vedere una cosa di questo tipo, cioè tanti underscore, tranne ad esempio l'inizio dove c'è la S, secret, word, una cosa così. Quindi questo è un po' il risultato che vorrei della mia funzione, questo è un po' il... Allora, qui potremmo partire, intanto verifico che se la secret word è vuota, diciamo che diventa facile. Abbiamo un string empty o empty str, adesso non mi ricordo mai. Usiamo questo, portiamolo su, che tanto mi serve sicuramente anche lì. Ah beh no, qui scusate, non era lì. Dov'è lo string helper? Sarà in classes, immagino. Comunque sì, questo in ogni caso portiamolo in alto, tanto questi sono unit che bene o male alla fine ci troviamo sempre a utilizzare, perché mi sono abituato a usare la... Dov'è questa string empty? Che non mi ricordo. No, ecco, c'è. Probabilmente è in CC util, sarà, boh. Vabbè. Comunque, se la stringa è vuota, ovviamente diamo il risultato vuoto. Altrimenti, cosa facciamo? Praticamente scandiamo la nostra stringa, andiamo in concatenamento, quindi anzi, guarda, proprio perché voglio fare il fighetto, uso lo string builder, proprio perché facciamo builder, ma solo perché anche qui sono abituato. E siccome abbiamo la nuova versione, le nuove versioni di Delphi, usiamo la dichiarazione inline, così siamo ancora più... Allora, faccio un bel builder, e quindi cosa faccio? Faccio un ciclo for in, quindi per ogni chiamiamolo, allora, var secret char in secret word, quindi mi scandisco tutti i miei caratteri. Per ognuno di questi, cosa dico? Che se la nostra chars contiene quel carattere secret char, allora il nostro builder ci va ad appendere il carattere, altrimenti lbuilder gli vado ad appendere un bel underscore. Alla fine di tutto, quindi cosa vado a fare? Vado a impostare come result il mio lbuilder to string, dovrei avere, quindi poi questa roba potrei anche evitarla, quindi creo un buffer, in poche parole scandiamo tutti i caratteri uno per uno. Se il carattere appartiene al set che io ho provato a indovinare, allora mettiamo il carattere, quindi lo vediamo in chiaro, altrimenti ci troviamo l'underscore. Quindi, tra l'altro, sarebbe interessante a quel punto, qui, come dire, per ragionare in termini, sono dei metodi di estensione upcase. Cioè ragionare sempre in maiuscolo in questo modo, anche sulla secret word potremmo metterlo come altro test, come vincolo quando il gioco parte, una cosa del genere, cioè garantirci che la secret word sia in maiuscolo. Anzi, quasi quasi lo andiamo a testare subito finché ce l'abbiamo in mente. Secret word matches, secret word matches uppercase, cioè che praticamente il test è molto simile. Potremmo quasi testarli, anzi, in realtà il test è lo stesso, stavo pensando, perché comunque
dovrei cambiare anche questo e diventerebbero uguali. Cioè, se noi passiamo Secret Word, questa dovrebbe essere la parola da indovinare, perché così ovviamente come dire, ci togliamo delle ambiguità e quindi anche il carattere quando andiamo a fare il play char, il try char o il guess char, try guess char, qualcosa del genere, che forse è un po' più indicativo. Ragioniamo sempre con il maiuscolo e così siamo tranquilli da quel momento in poi. Ok. Quindi questo masked in realtà, a meno che non mi sia sbagliato, risulta più semplice di quello che sembrava. Come facciamo a sapere se funziona? Quindi andiamo a vedere, andiamo a mettere che quando avviamo il gioco, Secret World, when game is started, trying chars, masked word is right. Non so più che i nomi dei test sono sempre una cosa, cioè quello che noi andiamo a fare praticamente in questo test è questo, cioè creiamo il nostro gioco, vogliamo testare il nostro masked, quindi creiamo il gioco, gli passiamo lo stub con secret word. A questo punto dovremmo avere un numero sufficiente di tentativi perché questo lo garantisce gli altri test che abbiamo messo. Quindi potremmo dire che, ad esempio, proviamo come caratteri. Qui ne proviamo qualcuno, quello che dicevamo prima, la S, proviamo la E. Ok, tanto sappiamo benissimo che questo non viene, come vedi, non vince il gioco. Dobbiamo controllare che sia uguali il valore get masked word. Quindi dove c'è la S e la E va bene, dove c'è CR underscore E underscore underscore underscore. Ovviamente possiamo provare anche altri tipi di lettere. Forse la R era più significativa, proviamo la R che magari, quindi invece che la S come abbiamo fatto prima. Allora, secret word, ok, sì, perché ovviamente il test deve essere corretto, ma aspetta, là, che rifacciamo, che così siamo sicuri. Dobbiamo essere sicuri di farlo corretto, altrimenti. Allora, la S non c'è, la E c'è, la R, la E, questo no, quindi dovrebbe diventare così, se non sbaglio. Word, ok, secret word, perfetto. Se è così, vuol dire che almeno in un caso la nostra. Il nostro masked word funziona correttamente. Lanciamo i testoni. 8 test passati su 8, quindi per quanto mi riguarda non è una garanzia, ma come dire, siamo già abbastanza contenti, potremmo dire. Quindi io potrei dire che se il numero di tentativi è 0, quindi noi potremmo avere il gioco in vari stati, cioè potremmo dire abbiamo vinto, stiamo giocando, tipo abbiamo un gioco in corso, oppure non so, abbiamo perso, siamo in idle e quindi come potremmo fare? Intanto qui potremmo in realtà istituire degli eventi che sarebbe forse, come dire, sarebbe più interessante, ma intanto vediamo un attimo, verificare se il gioco è stato vinto. Questo è anche un po' una classe che ci fa da state, da
lo stato delle nostre, della nostra applicazione, quindi ci sta che noi abbiamo ad esempio uno status, quindi chiamiamolo, mettiamolo sempre qua magari, oppure status, allora playing. Mettiamo così, noi stiamo giocando quando abbiamo una secret word da indovinare e abbiamo ancora un numero di tentativi sufficiente. In realtà non ho fatto il quit, potremmo fare anche il quit, così abbiamo tutte e due le fasi, però ci sono altri test che potremmo fare. Dobbiamo andare a verificare che nel momento in cui noi tentiamo un carattere, quel carattere finisca all'interno dell'array dei caratteri giocati. Quindi ci mancano un po' di test legati ad esempio al fatto che se mettiamo un carattere che viene indovinato, il numero di tentativi non scenda. Cioè, dobbiamo mettere. Quindi potremmo fare una nuova generazione di test, ad esempio when game is played, ok, quando giochiamo, right char, does not lose attempt, adesso non saprei come definire la, perché prima dovrei dirmela in italiano, cioè l'obiettivo è dire gioco il carattere giusto, vado a vedere quanti tentativi avevo, dovrei avere gli stessi tentativi, quindi questo è un po' il succo, cioè bisognerebbe mettere in piedi anche un po' tutte queste, come dire, anche questo lo andrei a rinominare when game is playing, ok, what, non mi ha rifattorizzato il metodo, qualche strano motivo, ma quindi ok, quindi questi diciamo sono un'altra serie di. Questo non c'è, dobbiamo andare a implementarlo e come lo implementiamo? Alla solita maniera. Creiamo la nostra parola, proviamo a giocare in questo caso la R o la E. Allora, var L attempts, quindi andiamo a vedere sul gioco quanti tentativi abbiamo. Giochiamo due caratteri che ci sono e dobbiamo andare a controllare che il numero di tentativi sia uguale a quelli che ci siamo salvati prima, quindi questo è un altro piccolo test che possiamo fare. L'expected attempts attempts è un altro test, cioè se noi iniziamo il gioco e indoviniamo, finché indoviniamo, i tentativi devono essere gli stessi e questo è garantito. Così come dovremmo fare una procedura che testa che when the game is playing trying, no, ho sbagliato, ho incollato quella sbagliata, when game is played wrong char loses attempt, quindi praticamente giocare un carattere che non va bene ci fa perdere un tentativo. Quindi andiamo di nuovo, prendiamo di nuovo questo esempio che ci stava, avviamo il gioco, guardiamo i tentativi, andiamo a giocare una lettera che sappiamo, come dire, una lettera che non c'è, la Z, quindi che non c'è e che sia valida, oppure facciamo A, B. A o Z, quindi ne dovremmo aver persi due, vuol dire che ci aspettiamo che come dire, il numero di tentativi
expected attempts sia calato di 2. E andiamo a verificare, anzi scriviamolo direttamente qui, così che sia, questi non sono gli expected attempts, ma sono initial attempts, cioè i tentativi iniziali meno 2 siano, che il test deve essere poi chiaro, come testo. Quindi giochiamo due caratteri a vuoto, se andiamo a fare il test dobbiamo aver perso 2 vite. E anche questa condizione è verificata, quindi man mano che noi plasmiamo un po' il gioco, ovviamente questi test una volta definiti sono lì e sono nel cemento e quindi devono essere sempre validi. Quindi questo ci garantisce che andando a cambiare un po' il corpo della dinamica del nostro gioco, il gioco rimanga sempre e comunque rimanga sempre comunque valido da un certo punto di vista. Dovremmo quindi controllare se, allora, se il gioco è finito, quindi potremmo andare ad aggiungere una proprietà o una funzione, function ad esempio has won. Allora facciamo una cosa, ad esempio is playing boolean è una funzione che ci dice se stiamo giocando. Dal mio punto di vista noi stiamo giocando quando abbiamo una parola da indovinare e anche, perché sono due condizioni che devono esserci entrambe, andiamola a scrivere. Quindi il result sta a indicare quando noi abbiamo una secret word, quindi una parola da indovinare di lunghezza maggiore di 0. Questa è la prima condizione. La seconda condizione è che il numero di tentativi sia anch'esso maggiore di 0. Quindi stiamo indovinando una parola, abbiamo tentativi. Perché in questo caso, se noi facciamo un quit, potremmo dare per scontato di azzerare in maniera secca, come dire, tutti i nostri tentativi. Quindi il quit è un po' arrivare allo zero, quindi dire ok, ci rinuncio, mi arrendo. Quindi qui potremmo dire surrender, potremmo dire che if not is play, anzi if not is playing, se fa, usciamo, se non stiamo giocando non abbiamo bisogno di arrenderci, se stiamo giocando portiamo il numero di tentativi praticamente a zero. E poi qui eventualmente possiamo decidere se notificare in qualche modo il gioco o meno del fatto che, come dire, ci siamo arresi, ma se arriviamo a zero e non abbiamo indovinato, abbiamo comunque perso, quindi poi possiamo vedere se variare, questa cosa. Quindi, molto importante, potremmo anche già iniziare a mettere giù dei test, ovvero when game is played, then is playing is set, cioè nel momento in cui noi iniziamo il gioco, questo is playing ci deve dare true. Quindi questo cosa vuol dire? Che noi andiamo a mettere il nostro test, lo avviamo e dobbiamo controllare che sia true la condizione LGame is playing. Quindi abbiamo fatto lo start, quindi per forza deve essere in gioco, in corso. Così come nel momento in cui lo creiamo, qui forse era meglio when game is started. Quindi mettiamolo così, che forse, perché prima lo avviamo e poi controlliamo
Non capisco perché su questa classe non va a, come dire, non va a rinominare, probabilmente per una questione di o degli attributi, o c'è l'attributo che gli dà fastidio, non ho capito come va e non va. Ok, quindi started, then is played, bla bla bla. E is created playing deve essere, quindi se metto un test, un game is created, then is playing is not set, quindi qui non deve essere ovviamente impostato. Vabbè che abbiamo fatto quel bel test qui. Poi se, come dire, se questo, questa classe inizia a diventare un po' pianotta, c'è sempre la possibilità di, come dire, andare a dividere in più classi. Adesso io qui sto facendo una suite, una test suite, suite o suite, forse meglio suite perché la suite è la stanza delle... Allora, cert is false. Quindi non playing, ma lo creo, quindi questo deve essere a false. E a false sì, perché sono a 0 e non ho la parola, quindi ho messo due test, facciamo una run per vedere se è tutto ok. Perfetto, è tutto ok, quindi per ogni test c'è una creazione, verifica chiusura, azione, verifica chiusura, quindi ogni test è indipendente l'uno dall'altro. Andiamo a mettere un po' di ciccia perché è forte fare dei test. Quindi nel momento in cui e potremmo mettere una variabile che dice win, se abbiamo vinto oppure no. Come facciamo a sapere se abbiamo vinto? Abbiamo vinto quando il numero di tentativi è maggiore di 0 e la parola mascherata, tra virgolette, è uguale alla parola segreta, mi viene da dire. Quindi function as oppure is winning, così rispettiamo boolean. Ok, quindi qui abbiamo vinto quando il numero di tentativi è maggiore di 0 e get masked word, che tra l'altro potremmo, essendo abbastanza sbrigativa, potremmo anche metterla così e fare una proprietà che è sempre un po' più carina da leggere. Masked word string read get masked word. Ok, quindi is winning quando la masked word è uguale alla secret word. Però se ho, quando ho vinto, io dovrei smettere di giocare. Se ho una parola segreta, ho 0 e non ho vinto, a quel punto, secondo me qui ci conviene usare magari un flag o lasciare uno stato da andare a cambiare in un secondo momento, che magari che sia ad esempio che ci dica one oppure idol oppure che ne so, ci conviene forse andare ad aggiungere un'informazione che è lo stato, che magari potremmo chiamarla non stage, ma potremmo chiamarla session o qualcosa del genere.
Abbiamo un tipo, facciamo una bella unit di tipi semplici semplici così. Quindi qui stiamo ancora lavorando sul nostro core. Chiamiamola types, così questa è per tutte le game session. Oppure T-Session, tanto non dovremmo, quindi il gioco può essere in idle, potremmo star giocando, oppure ancora potremmo lost, won, abbiamo perso, abbiamo vinto, quindi che poi sono un po' l'equivalente dell'idle, non è che sia. Sì. Come dire, forse facciamo a meno di, forse ci bastano dei flag. Forse ci bastano dei flag. Diciamo che è un po' complicato andarlo a determinare. Allora, F playing, mettiamolo così. Andiamolo a modificare dopo, perché così abbiamo i test. Lasciamolo così perché magari a seconda di quello che potrebbe servirci dal punto di vista dell'interfaccia potrebbe farci più comodo una cosa piuttosto che l'altra. Diciamo che qui se il numero di tentativi è 0 non ho bisogno di controllarlo perché vado a leggere la proprietà e quindi potrei dire if no, vedi, ci serve comunque, dai, uno stato che ci dica a che punto ci troviamo, perché quello ci serve per forza, ci serve, quindi quindi mettiamo un flag di stato tipo idle, qualcosa del genere, che ci dice se siamo in attesa o anche playing, dipende da cosa ci playing boolean, così abbiamo qualcosa di tangibile da verificare. E, ovvero quando partiamo, quindi playing è ovviamente false. Quando facciamo uno start, così diciamo che questa è una modifica un pochino invasiva, andiamo a vedere se quei test che abbiamo già scritto hanno senso comunque, quindi playing true, if not playing usciamo, altrimenti porto a 0 i tentativi, metto playing a false, non sto più giocando, qui decremento i tentativi, if numero di tentativi è minore o uguale a 0, cioè non ne ho più. Then cosa facciamo? Andiamo a mettere playing a false, ma andiamo a mettere anche un flag che dice se abbiamo vinto oppure no. Vabbè che quello lo determiniamo direttamente, quindi dovremmo gestirci un po' di messaggistica o comunque mettere qualche evento, quindi andiamolo a mettere, quindi tanto poi lo facciamo molto semplice, ovvero mettiamo una property on start, usiamo il classico notify event. Quindi write on start, facciamo property on losing, non saprei come coniugarlo quando perdiamo, così. Forse era giusto. On losing, on starting, così sappiamo esattamente. Ci sta, ci sta.
Property on winning, così possiamo on winning, write. Questi sono dei campi a cui andremo a associare delle procedure per sapere se per venire a ricevere la notifica dell'evento, quando partiamo, quando finiamo, quando però ci arrendiamo anche, quindi andiamo. In realtà poi questa è roba che leggiamo direttamente dallo stato del gioco, quindi noi potremmo anche semplicemente dire un on change, è più uno status change, facciamolo così, on status change, cioè a noi basta sapere quando cambia, poi andiamo a leggerci noi l'informazione. Gli faccio aggiungere anche il campo privato che è arrivato qui. Mettiamo, seguendo la solita procedure, do status change dynamic per future eventuali espansioni override del metodo dell'evento, assigned un status change se l'evento è assegnato, che self. Lo andiamo a invocare passando noi stessi come. Quindi, in poche parole, la logica che dobbiamo cambiare è un po' dappertutto. Allora, partiamo con la creazione, la distruzione. Qui direi che non abbiamo altre cose da cambiare. Get chars, questo è a posto, masked word è a posto. Displaying, direi che lo vado a rimuovere e lascio una proprietà più comoda, property playing boolean read, che va a leggere questo flag, e così non abbiamo bisogno di implementare questa roba da leggere in continuazione. IsWinning pure, anche qui io andrei a mettere un qualcosa che dice has won, se abbiamo vinto oppure no, così, perché poi magari questi registri ci fa comodo tenerli congelati, quindi non posso andarli a, come dire, a eliminare. Property won, boolean, read, won. Mettiamo un bel flag, anzi glielo faccio mettere. Mi è rimasta la funzione su. Ok, quindi one boolean, qui ci sono i nostri eventi. Quindi torniamo un attimo alla logica. Quindi quando faccio start, imposto i tentativi, svuoto i caratteri, prendo una nuova parola, metto playing a true e metto one a false, cioè sto giocando e ancora ovviamente non ho vinto. Quando mi arrendo, cosa faccio? Se non sto giocando, esco perché non mi arrendo da un gioco che non è in corso. Azzero il numero di tentativi. In realtà non mi serve azzerare il numero di tentativi, semplicemente metto playing a false, cioè se non sto giocando e mi sono, come dire, arreso. Semplicemente non sto giocando, non ho vinto, e mettiamo un qui dobbiamo anche mettere do status change, quindi andare a chiamare eventualmente l'evento associato, e qui pure quando facciamo lo start, start e stop, do status change, quindi qui verificare che il gioco sia in corso, quindi se non stiamo giocando allora usciamo perché non possiamo mettere caratteri nel nostro dizionario. Se stiamo, quindi facciamo il maiuscolo. Se abbiamo già questo carattere, usciamo in modo da non bruciare un tentativo, che ci può stare così. Altrimenti ci segniamo il carattere che è stato giocato. Se, come dire, questo carattere fa parte della parola segreta, anche qui potremmo prevedere degli dei tentativi, ma per il momento lasciamo lì. Quindi se fa parte della parola segreta usciamo, dobbiamo solo controllare se
il gioco è stato vinto, quindi qui dobbiamo dire che se se la Masked World è uguale alla Secret World, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo dire che abbiamo vinto, smettere di giocare, ok, e uscire, no, ma semplifichiamo ulteriormente. Exit, ok, facciamo così. Quindi qui invece cosa facciamo? Se non abbiamo indovinato, se la parola non contiene quel carattere, perdiamo una vita. Quindi se non siamo a zero, usciamo. Se invece siamo arrivati a zero, quindi qui potremmo dire, invertiamo che forse viene più facile. Se il numero di tentativi è maggiore di zero, quindi non siamo morti, tra virgolette. Usciamo, altrimenti qui gestiamo praticamente il game over, che poi vuol dire semplicemente che playing diventa uguale a false, won diventa uguale a false e do status change. C'è un problema che quando noi qui ci arrendiamo, beh, ci sta. Praticamente facciamo un surrender con zero tentativi, quindi più uno stop, quindi quello ok, abbiamo messo giù un po' troppa logica per i nostri gusti. Comunque adesso andiamo a ricompilare, a sistemare la nostra logica. Qui abbiamo fatto un po' di modifiche più che altro ai nomi, quindi non è che abbiamo cambiato tantissimo, abbiamo trasformato una funzione in proprietà, can't infer type argument, ok, mi aspetto che questi test per il momento funzionino ancora, altrimenti c'è qualcosa che dobbiamo andare a controllare. No, sono ancora tutti funzionanti, quindi ecco che abbiamo fatto un gran stravolgimento. Ciò nonostante, lo stravolgimento, come dire, questo l'abbiamo risolto, togliamolo via. Siamo, come dire, in carreggiata, cioè i test continuano a funzionare, vuol dire che tutte le precedenti condizioni che abbiamo già, messo sotto verifica sono ancora in questo caso in funzione. Qui dobbiamo lanciare un altro status change perché abbiamo vinto. Ok, quindi che ci manca? Boh, ci manca di controllare se quando vinciamo, come dire, quindi lì potremmo dire. Allora, abbiamo verificato che quando perdiamo, perdiamo. Quindi dovremmo fare la verifica, ad esempio, che quando is played wrong char, loses attempt. Facciamo questi ultimi test. When game is played, from chars loses game, ok, una cosa del genere. Quando stiamo giocando, i caratteri giusti vincono il gioco, quindi questo è un po' il giro che potremmo andare a testare. Ok, come lo testiamo? Prendiamo uno dei test che abbiamo già fatto, proviamo a facciamo il caso negativo, ovvero creiamo il gioco, partiamo da Secret World, usiamo sempre questa perché quindi
andiamo a fare cosa andiamo a fare? In realtà qui dovremmo fare una prova, magari con una parola più corta. Che potrebbe essere test. Quindi andiamo a fare ABC di. Tanto dovremmo fissare le opzioni, ovvero dire option, attempts, mettiamo 4 tentativi, partiamo con test. Questo forse non ci serve. A, B, C, D facciamo 4 errori, andiamo a verificare che is false. Qui dovremmo verificare in realtà due cose, che one sia false, ma anche che il gioco, come dire, una volta avviato sappiamo che stiamo giocando, perché questo è un test che abbiamo fatto. Dobbiamo testare che Ronchar, diciamo, concluda almeno il gioco, cioè che playing diventa uguale a false. Quindi questo test in realtà lo facciamo due volte, quindi per due volte perdiamo, in una volta andiamo a vedere che sia a false il gioco e che questo sia false. Lo stesso test, in realtà dobbiamo ripeterlo in questo caso quando giochiamo le lettere giuste, perché in questo caso, in entrambi i casi, il gioco deve terminare. Quindi il finish game vuol dire che io parto con, ho preso l'esempio sbagliato, sì, comunque fa lo stesso, che io parto con Secret World, facciamo che parto con test, ok, quindi vado qui e dico mi gioco la T, mi gioco la E e mi gioco la S, che è sufficiente, e vado a controllare che is false il fatto che sto giocando. Stesso test lo ripeto qui sotto, però vado a testare che in questo caso ho smesso di giocare, ma one deve essere uguale a true. Sto facendo un caso di, come dire, di sconfitta e di vittoria, quindi andiamo a vedere cosa succede. 16 test, 16 passati. Ora, o non va niente e stiamo virtualizzando tutto, oppure siamo veramente, ci sta andando troppo bene con questa logica, quindi. Ok, quindi altre cose che possiamo vedere è quando mi arrendo, quindi when game is, poi basta test, quindi surrendered, then il gioco finisce, quindi dovrò dargli un nome un po' più significativo, perché questa roba, questi test hanno dei nomi. Allora, lo creo, inizio a giocare. A un certo punto faccio, mi arrendo. Devo controllare che sia true. L game. No, scusate, che sia false. Il gioco nel momento in cui, che quando parto sia true,
non ho bisogno di testarlo ovviamente qui, non posso mettere più di un test nello stesso, quindi c'è già un altro test che lo verifica. Questo verifica che sia false, quindi più o meno, e ovviamente devo verificare che when game is surrendered, then game is lost, cioè non devo vincere ovviamente, quindi quando faccio un gioco, creo lo stab, mi arrendo, one deve essere sempre false, parte false deve essere false. Che vada true quando vinco, l'ho testato, quindi più o meno iniziamo, come dire, ad avere un pochino di condizioni che non dico che coprono tutto, ma coprono un'abbondante sfera del nostro giochino. Questo lo lascio un attimo qui, lascio un attimo la Unity lì che poi vediamo se usarlo o meno, perché secondo me c'è bisogno di discriminare queste cose almeno a livello di interfaccia. Cosa possiamo dire? Più o meno la logica sembra quasi completa, quasi, nel senso che abbiamo un po' tutte le logiche, abbiamo questo word generator, abbiamo come potremmo dire un discreto quantitativo di logica, direi quasi tutto il gioco, forse mancherà qualche dettaglio, ci sarà qualche aggiustamento da fare, ma il fatto di fare degli aggiustamenti è una cosa abbastanza naturale perché, come dire, quando sviluppiamo per mestiere i clienti ce li chiedono sempre gli aggiustamenti, quindi questo è, quindi purtroppo è una cosa a cui ci dobbiamo adattare, quindi faremo gli aggiustamenti, sistemeremo i nostri test, ma a meno che non cambiamo l'interfaccia pubblica, i test che vanno a buon fine ci garantiranno che, come dire, la logica che abbiamo modificato continua a dare i responsi che ci attendiamo. Poi ovviamente dovremo andare a mettere un po' anche di integration test, ma e direi che il momento è giunto di andare a iniziare un po' con la nostra interfaccia utente, perché mi sono stancato di scrivere del codice e voglio fare un po' di drag and drop, quindi abbiamo il nostro login, quindi il concetto qui sull'interfaccia sarà di avere il logo, magari la parola da indovinare, una tastiera per mettere dentro le lettere, magari inizialmente le usiamo direttamente dalla tastiera normale, ma come dire, nell'ottica di giocarci magari anche da mobile, perché noi qui abbiamo una piattaforma, abbiamo un'applicazione cross platform e quindi ci possiamo andare a gestire tutti questi bei po' di piattaforme qua, cioè Android, iOS, Mac. E poi ci manca Linux solo perché non ho ancora installato l'estensione, ma quindi che andiamo a fare? Andiamo a fare un po' di logica, ovvero qui sfrutterò al massimo il RAD, quindi non farò delle cose particolari. Allora, quello che andremo a fare è questo. Innanzitutto questa è la nostra for principale, quindi qui abbiamo la logica di gioco, questa immagine ovviamente il nome image1 non è bellissimo, chiamiamolo logo image. Una cosa che potremmo andare a fare in questa finestra principale è nei campi privati, quindi tralasciamo i componenti che mettiamo sul form e andare a mettere un'istanza. Intanto gli faccio pescare, non gli aggiungo il progetto perché è un po' una rogna, ma vado a fargli pescare dalla cartella del core i file sorgenti della nostra applicazione, quindi per tutte le configurazioni dovrà andare nella cartella superiore, nella cartella core, perché i sorgenti sono lì, sono qui, quindi andrà a pescare i sorgenti del nostro gioco. Questo perché? Perché qui voglio aggiungere ovviamente Recycle Team, come diavolo si chiama, Core Game. Forse potrei aver sbagliato il percorso, vediamo se è solo un problema di. Dunque, qui dove siamo noi? Siamo
siamo qui, quindi dovrei andare su di 1 e poi andare sotto core, quindi dovrebbe... Ah beh, ma il progetto... No, no, giusto, giusto, giusto. Ha ragione lui, perbacco. C'ha ragionissima. Noi il progetto ce l'abbiamo nel percorso superiore e quindi riferito al progetto gli sorgenti stanno qui. Quello ci sta. Quindi, infatti adesso la unit la trova, compila e quindi... Compila quindi va, giustamente. Allora, mettiamo un campo game di tipo tgame, quindi qui costruttore del nostro form, distruttore del nostro form, questo metodo che viene allineato malissimo e c'è già un bug aperto grazie al volenteroso Andrea di Delphi Club Italia. Quindi qui ripetiamo il costruttore e cosa facciamo? Andiamo a creare il nostro game create, però se non ricordo male, no, non ha una dipendenza. Developers, 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 Giusto. developers, 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 developers,
L'incoraggiamento di Steve Ballmer ci voleva, che è un grande classicone, quando Microsoft era un'altra bestia, diciamo, e anche Apple era un'altra bestia. Quindi qui ci creiamo il nostro gioco, qui lo andiamo a distruggere. Quindi questa è la nostra business logic che viene creata nella finestra principale, quindi stiamo un po' unendo il collante, facendo il collante tra l'interfaccia utente e il come dire, la nostra business logic è quella che abbiamo fatto fino adesso con tutti i test, eccetera, eccetera. Quindi, developers, developers, così creiamo il gioco, dobbiamo creare un po' di interfacce per andarlo a gestire. Ad esempio, dovremmo mettere un pulsante per fare lo start, lo stop del gioco. In realtà, una cosa che io volevo anticipare era questo, cioè nel momento in cui facciamo le azioni. Quindi, allora, cosa possiamo fare nel nostro gioco? Avviare il gioco, arrenderci, possiamo fare diverse cose. Ovviamente, per tutte queste cose abbiamo il componente action list. Il nostro componente action list è comodo perché ci consente di definire le azioni che noi possiamo eseguire all'interno di questa maschera che è la nostra interfaccia di gioco. Quindi la chiamo Game Action List perché sono di una fantasia estrema. Quindi in questo componente che azioni potremmo andare a definire? Andiamo un po' ad allargarci lo spazio qui. Allora, un'azione che potremmo definire Game Start Action. Ok, cioè l'azione di avvio del gioco, e qui ci scriviamo start. Ok, questa va bene così. E una game stop action, quindi game stop o surrender, la serie mi arrendo all'immortis, e questa ci scriviamo surrender. Voi sapete che potete usare i caratteri di accelerazione tipo la S. Mettiamola con la U che è meno frequente, anche perché la S la usiamo per lo start. Quindi queste sono le azioni che noi possiamo fare nel contesto della nostra maschera, ovvero una volta che le abbiamo definite, abbiamo l'evento onExecute che ci dice cosa accade quando noi facciamo lo start e in questo caso lo stop, cioè mi arrendo. E poi abbiamo anche un mettiamola anche qui, game exit action, cioè l'azione per uscire dal gioco, che in realtà potremmo anche cercare tra le azioni standard, ovvero quelle azioni che sono già codificate in Delphi, cioè vi vengono fornite as is, già pronte all'uso. Ad esempio c'è questo file exit, il classico menu file exit, che già implementa questa roba qui, shortcut command Q, quindi control Q, file exit action, sì, va bene,
mentre no category, qui diamogli una categoria, chiamiamola game. Ok, quindi abbiamo tutte le azioni, abbiamo start, stop e l'uscita dall'applicazione, che è qui in inglese quit, mettiamo esci dall'applicazione. Game, mettiamo avvia gioco, avvia una nuova sessione di gioco. Questi sono i testi di aiuto. Stop, oppure beh, che ho usato l'inglese, quindi surrender the game, adesso li mettiamo. Era meglio lasciarli, giustamente mi sono dimenticato che ho usato l'inglese, quindi start game, start e new game, insomma almeno ci diamo una convenzione. Grazie per il follow, cree922 underscore. Quindi mettiamo giù, andiamo a cambiare, questo andava bene come era. Anzi, faccio così, revert to inherited, perché non me lo fai? Niente, esci, quit the application. Ok, ciao TDD, sta per test driven development, stiamo programmando un gioco e adesso ci stiamo occupando dell'interfaccia grafica, per modo di dire, però in realtà quello che abbiamo fatto fino ad ora è andare a scrivere la logica di gioco. È un gioco stile impiccato che stiamo realizzando in questo caso con Delphi, e quindi abbiamo implementato tutta la logica di gioco, scrivendo però anche prima o comunque subito, diciamo senza aspettare troppo, la parte dei test, ovvero una serie di test che vanno a controllare quando il gioco viene creato ci siano zero tentativi, che non ci siano caratteri, che la parola segreta non sia definita, quando avviamo il gioco che ci siano, non ci siano caratteri, che ci sia una nuova parola da indovinare, quindi tutte le condizioni che praticamente testano se ad esempio perdiamo vite scegliendo il carattere errato, quindi il classico schema del gioco dell'impiccato, anche se noi le abbiamo dato una connotazione, un nome diverso. Wrong char finish game, quindi se gioco i caratteri errati il gioco finisce e perdo, se prendo quelli giusti il gioco finisce e vinco, quindi tutte queste condizioni. Quindi lanciando, scrivendo la logica e creando tutti questi test, li lanciamo e quindi abbiamo fino ad ora 18 test trovati e 18 superati senza colpo ferire. Quindi potremmo dire che, a netto dell'interfaccia utente, che è la cosa che stiamo facendo, la logica più o meno funziona o comunque rispetta i criteri che ci siamo dati per quello che siamo riusciti a scrivere. Quindi, e a questo punto stiamo passando alla parte visuale, ovvero una bella mascherone con un logo, team e nome del personaggio che poverino suo malgrado finisce nella carta quando noi, come dire, sbagliamo le parole. E ho già pronto, per rendere l'idea, queste sono le grafiche, e da come si può vedere c'è un omino che pian pianino viene sommerso sempre più dalla carta finché non ci rimane secco e quindi non respira più, e quindi abbiamo anche il messaggio ecologico. Poi ok, questa non è una grafica eccelsa, ma la andremo poi a integrare nel nostro... stavo editando qualcosa, sorry, l'ho lasciata a mezzo, nel nostro gioco. Quindi per cui stavamo definendo cosa fare nella nostra interfaccia, ovvero le cose che possiamo fare sono o uscire quando siamo stanchi, avviare il gioco o arrenderci. Queste sono le azioni, quindi quando eseguirò, adesso li andiamo a definire, come dire, i nostri eventi, no, di questo non abbiamo bisogno perché è già incorporato. Ad esempio, quando vado a iniziare il gioco, to do, dovrò avviare una nuova sessione di gioco,
e quando surrende mi arrendo. Mi arrendo. Questo in realtà è molto semplice perché noi la logica l'abbiamo già scritta, quindi dobbiamo solo riempire gli spazi. Prego, anzi, così ne ho approfittato per fare un po' un riassunto per tutti. Quindi qui abbiamo un problemino che abbiamo, lo start del gioco ci chiede un generatore di parole, cioè un servizio esterno che ci vada a recuperare da qualche parte, perché qui non è stabilito e quindi possiamo scegliere dove vogliamo. Una parola casuale da indovinare. Al momento gli passiamo nil, giusto per, ovviamente questo non potrà mai funzionare perché all'interno dobbiamo avere per forza un oggetto che ci dia la parola, ma è giusto, come dire, per lasciare lo spazio. E quindi quando ci arrenderemo andremo sul nostro gioco game e faremo surrender, quindi stiamo legando delle azioni della nostra maschera ai metodi che abbiamo già implementato e che fanno tutto. Ecco, qui più che altro come to do dobbiamo passare il generatore di parole, fiumi di parole, quindi avremo il Jalis generatore. Quindi che facciamo? Perché definiamo le azioni? Perché adesso andiamo a mettere giù un po' di pulsantini, ad esempio un pulsante per uscire dall'applicazione, magari lo mettiamo boh, qui. Oh, wow, ci sono anche proprio gli allineamenti di FireMonkey, sono finalmente. Abbiamo un pulsante, questo lo usiamo per uscire, basta che noi gli associamo l'azione file exit, lui prende la scritta quit e quando lo cliccheremo andrà a eseguire file exit che in realtà ha già una logica implementata, cioè noi non l'abbiamo scritta, ma se andiamo a vedere cosa fa, perché abbiamo il sorgente, file exit una volta eseguito va qui e dice che se abbiamo una form principale la chiudiamo e quindi di fatto chiudiamo l'applicazione, quindi stiamo chiudendo il form. Quindi è un'azione che possiamo aggiungere, agganciare un tasto, ma è già implementata, non dobbiamo scrivere codice. Poi abbiamo un altro paio di pulsanti, poi gli daremo una forma più bellina, ovviamente, quindi che mettiamo qui vicini tra loro. Poi questi non fanno file exit, ma uno fa game start e l'altro fa game surrender, cioè ci arrendiamo. Ci manca ancora l'immagine del nostro omaccino che pian pianino viene sommerso, quindi andiamo a prendere la nostra immagine, la mettiamo qui, magari come segnaposto vado a recuperare uno dei bitmap che ho fatto con dove c'era, come dire, ecco, prendiamolo al naturale, almeno salviamolo per un momento. Giusto come segnaposto, lo lasciamo lì, così pian pianino. Sono bitmap un po' grandicelli, quindi dovrà un attimo risistemarli. Quindi qui man mano che noi caniamo dei caratteri, ovviamente della parola segreta, lui si riempirà di carta e arriverà fin sopra. Allora, questo è il Game Start Action, diamogli un nome migliore, Game Start Button. Questo è il game surrend button, tanto poi non surrent, sorrento è un'altra cosa, quindi questo è il file exit button, giusto per non lasciare roba con dei nomi brutti tipo button 1, button 2. Quindi questo è il level image o attempt, cioè è l'immagine che fa vedere i tentativi, è la nostra rappresentazione grafica di quanto stiamo arrivando in cima con il canestro e quanto stiamo perdendo. Ok. Poi qui potremmo dire questo è il tasto di default, questo è il tasto associato all'ESC, ad esempio per annullare, qui non mettiamo nessun tasto perché. Quindi questo se vogliamo poi metterlo da un'altra parte possiamo farlo, quindi possiamo fare un po' tutti gli abbellimenti grafici che vogliamo. Poi
possiamo anche andare a definire delle condizioni per cui le nostre azioni sono disponibili o disabilitate. Ad esempio, qui diciamo al buon Delphi che prendiamo in carico la gestione delle azioni e gli diciamo che l'azione di start è abilitata se e solo se il nostro gioco non è in corso, quindi non siamo in playing. Così come la game stop, no, scusate, la game surrender action, cioè mi arrendo, è abilitata solo se il gioco è in esecuzione. E in questo modo, quando noi abbiamo la nostra applicazione, troveremo il gioco pronto, questo tasto sarà spento. E questo sarà invece acceso. Quando noi diamo start, a quel punto iniziamo a giocare e questo ovviamente si spegnerà e rimarrà acceso questo, quindi quello è l'effetto che otterremo e lì dentro poi andremo ad aggiornare in generale la nostra UI con il livello di riempimento, la parola segreta e tutte le varie cose che ci vengono in mente. C'è un problema principale che comunque ci impedisce di iniziare a giocare, che è questo, cioè il nostro generatore di parole. Allora, in realtà, l'esempio da cui ho preso spunto, che era fatto in TypeScript da LinkedIn, dal profilo di Tomorrow Dev, che cito così come spunto, c'era questo esempio, è fatto in TypeScript e quindi ha tutta una logica completamente diversa, c'è il gioco dell'impiccato, eccetera, eccetera. Volevo andare a vedere sorgente perché a un certo punto c'è l'invocazione di un'API, quindi speriamo che sia ad esempio da queste parti, chissà dove sia stata messa, non lo so, ma adesso andiamo a async request. Volevo vedere qual era l'API che viene invocata. Ah, ok. Random World API Heroku App, quindi ci deve essere questo sito che teoricamente dovrebbe darci un argument follow to parse. Sì, perché qui il dollaro è pool of word, cioè probabilmente quante parole andiamo a tirare fuori. Vediamo se ce n'è più di. Ok, sì, è il numero di parole, quindi questo è il servizio che ci andrà a tirar fuori le parole da usare per ovviamente noi ne tireremo fuori una. Quindi castigator, misgrafting, cioè sono indovinabili perché sono in inglese. Ci vorrebbe un servizio in italiano, ma magari adesso vediamo se la prossima volta lo troviamo. Snappishness, visibilities, quindi questo è il servizio da invocare per, come dire, tirare fuori le parole da queste API. Quindi noi che facciamo? Dobbiamo creare il nostro word generator. Allora, qui non andrò ad aggiungere della roba al nostro core dell'applicazione, ma in questa team app, nella nostra application, vado ad aggiungere un data module, cioè un file vuoto, che è un data module, che è come una finestra ma non visibile, è praticamente un foglio bianco dove io posso appoggiare dei componenti. Quindi è come dire una classe, contiene business logic, quindi tutta roba non visibile, ma ho la possibilità di trascinare delle cose dalla palette, quindi ad esempio dei timer, tutto quello che può aiutarmi nel costruire la mia business logic, perché non voglio scrivere solo del codice, ma voglio anche. Quindi qui cosa vado a fare? Vado a crearmi una cartella modules. Ok, quindi abbiamo forms, abbiamo la nostra form main in modules. Vado qui e ci scrivo modules. Qui scrivo un REST word generator, cioè un generatore di parole che si interfaccia con un servizio REST. Lo chiamo così, poi dopo questo è il nome della unit, ok, il data module lo chiamiamo REST word, no, questo forse non gli piace perché c'è il nome REST word generator module, così. Questo il suo ruolo è quello di fare il generatore di parole, ovvero cosa gli manca? Gli manca, andiamo a togliere, allora anche qui andiamo.
intanto a controllare che all'avvio del progetto questo venga, come dire, creato. Abbiamo qui in forms ed viene creato, lo mettiamo prima del main form, quindi lui all'avvio del progetto, prima ancora della finestra, noi andiamo a creare questo, questa cosa che ci serve. Gli facciamo implementare la nostra dov'è qui questa unit dove noi abbiamo definito l'interfaccia del nostro word generator, cioè definiamo l'interfaccia di un generico generatore di parole e lo facciamo fare a questa roba qui, sperando che questo non gli crei dei problemi. Direi di sì, perché ci vuole il perché data module non è un interface object, quindi strano, però perché component interface component dovrebbe, ma che stupido, sì, mi sta segnalando che non ha il metodo get new word, cioè non ha il metodo che si aspetta, e questo è giusto, no, quindi funziona, no, va bene, non devo fare un wrapper, non devo fare niente, mi sono confuso io. Quindi mi segnalava che giustamente, essendo un word generator, deve avere la funzione che restituisce una nuova parola, quindi questo ce lo deve avere, e che noi qui andiamo a implementare. Come la implementiamo? Qui ci metto un bel to do. Io la implementerei così, con una bella serie di componenti visuali che fanno parte della palette di Delphi e del gruppo REST Client, cioè li abbiamo qui in basso. Probabilmente c'è la mia testa davanti, ma ci sono dei componenti che rappresentano il client, una richiesta REST, la risposta, quindi noi potremmo anche addirittura testarli direttamente in fase di progettazione, quindi senza lanciare il programma. Ci facciamo dare una mano da REST Debugger, che è un tool distribuito con Delphi, che andrebbe ricompilato perché a quanto pare non supporta gli IDPI. Dove cosa possiamo fare con questo tool? Immaginatevi un Postman un po' più, come dire, un po' più scarno, quindi non particolarmente erudito da questo punto di vista, ma un qualcosa che ci consente di invocare delle API. Ad esempio, andiamo qui, gli do l'URL, ok, l'URL in realtà è solo questa parte fino a Word, quel number diventa un parametro della richiesta, quindi andiamo ad aggiungere un parametro in get, in get in post, in questo caso in get, il parametro si chiama number, che è il numero delle parole, il valore è 1. Che finisce, no scusate, non in get in post ma nel query string, quindi lo troveremo nell'URL, quindi l'URL è questo e quello è il content type. Mi aspetto di ricevere un application JSON, ok, perché qui a quanto pare viene giù del JSON, da vedere così, è un array di parole, quindi sa un array con dentro una parola. I parametri glieli ho dati, i body non ce n'è, quindi io faccio un send request e quello che ottengo è, a parte un suono nelle orecchie che mi ha devastato, è no response. Non ottengo risposta, no response, quindi io forse ho sbagliato qualcosa. Use SSL, forse ci sono dei protocolli che mancano, proviamo a metterli tutti. Sì, qualcosa probabilmente mancava, infatti poi probabilmente basta, questo non gli piace. DSL 1.2 gli piace forse, quindi ha restituito 10 byte di dati, ecco qua c'è la parola, quindi se io faccio send, vedete che viene giù ogni volta la parola diversa, scritto in piccolino. Poi volendo finisce anche dentro una tabella perché c'è un array, quindi c'è un campo. Il concetto, qual è la bellezza di usare questo simpatico tool? È che noi possiamo copiare i componenti nella clipboard. Quindi lui ci dice, ti ho copiato nella clipboard il client, il componente per la richiesta e il componente per la risposta, che è un componente che praticamente
memorizza la risposta in arrivo in modo che noi possiamo vederla anche in fase di progettazione. Quindi questi li accoppiati dove li incolliamo? Li andiamo a incollare qua dentro, facciamo un bel paste e quello che ci troviamo sono i componenti già configurati per fare la chiamata REST. Ad esempio abbiamo questo REST client che ha come base URL l'indirizzo dell'API. In realtà l'indirizzo di base sarebbe questo senza la parte Word, perché Word è la risorsa. Quindi nella request io come resource vado a specificare Word. Ci penserà il componente a fare la composizione dell'URL, cioè a unire l'URL di base che c'è qui con la risorsa. Quindi questa rappresenta la mia richiesta, ovvero gli dico accetto application JSON. Ci sono i parametri, c'è già un parametro che dovrebbe essere già configurato, che è il mio number, infatti lo vedo qui, parametro che va in query string, number impostata 1, in modo che noi acquisiamo solo una parola di quelle che tanto ce ne serve una sola per iniziare il gioco, quindi altre opzioni non ci interessa, quindi il valore rimane 1, possiamo lasciarlo anche fisso. Quindi abbiamo il client generico con le impostazioni di un eventuale proxy e altre robe del genere. Abbiamo la nostra richiesta agganciata al client e agganciata anche all'oggetto response che conterrà la risposta nel momento in cui noi andiamo a eseguire la nostra API. E noi possiamo farlo anche in fase di progettazione, ovvero se vado qui sopra e gli dico execute. Lui mi dice response ok, ha chiamato l'API, ha tirato giù il dato, è andato qui in response e l'ha memorizzato in questo content. Mi dice anche che è un application JSON, 12 byte, se vado a vedere cosa c'è qui dentro, mi trovo questo substate che è indicativamente la parola che ha generato. Se faccio execute, ne otterrò un'altra ancora. Questa volta c'è scritto pre-showed, quindi 13 byte e così via. Quindi abbiamo già tutto praticamente configurato, come direbbe il buon Mario Brega, t'ho già apparecchiato tutto, quindi t'ho già ingranato tutto. Senti ste olive, quindi questa è la nostra REST request che va a chiedere la parola, questa è la nostra REST response. Quindi alla fine che ci tocca fare per prendere una nuova parola? Ci tocca fare questo, prendere la nostra REST request, fare un execute, andare sulla response, tirare giù, siccome è un JSON, il nostro JSON value, ok, che in realtà abbiamo scoperto essere un array di parole, quindi quello che viene giù è per intenderci questa roba qui. Ok, quindi noi potremmo dire che il nostro word array è il JSON value, ovvero il valore JSON tirato giù, castato a un tJSON array. Dobbiamo aggiungere le unit. Uses, mettiamola più qui, allora uses system JSON, ok, JSON non ancestor ma array mortecce, cioè questo è un JSON value, indica un valore generico, noi sappiamo che è un array, quindi possiamo castarlo in questo modo. Quindi il risultato quale sarà? Sarà il nostro JSON array elemento 0 che è il value, quindi è questa roba qui, get value string. Quindi l'elemento 0 lo acquisiamo come valore castando la stringa, quindi andiamo a prenderci questa roba qui a rigor di logica, quindi in realtà potevamo essere ancora più sintetici, probabilmente
Allora, qui direi che possiamo andare giù spiani con un bel cast diretto. Qui c'è il result. Vuole System Generics Collection. System Generics Collection. Così fai l'inline, fai quello che vuoi. Io sai che ti accontento sempre. Quindi compila, non è detto che vada, anche se il nome del canale farebbe... Quindi quando noi facciamo una richiesta, qui ci troviamo la risposta, JSON Value ci fa già il parsing e ce lo dà come array. Prendiamo la prima parola, restituiamo la stringa e abbiamo il nostro word generator. Quindi nel momento in cui arriviamo qui, quindi dobbiamo aggiungere tra le unit che noi utilizziamo come implementazione la unit del nostro modulo, che praticamente è logica, viene aggiunta qui in modo che noi possiamo accedere al nostro REST Word Generator Module. REST Word Generator Module. In realtà, essendoci delle interfacce in ballo, che non è mai una bella cosa, io farei una cosa del genere. Andrei nelle opzioni ed eviterei di crearlo. Non ci serve che venga creato all'avvio, ma possiamo anche crearlo noi. Possiamo andare qui intanto e togliere questa variabile che crea più danni spesso che altro, perché non è formalmente, diciamo che non è corretta. Tanto poi questo ci serve solo quando dobbiamo avviare un gioco, quindi noi potremmo fare questa bella cosina qui. Possiamo fare il nostro L-Word Generator di tipo I-Word, aggiungimi la unit come si chiamava, words, così abbiamo accesso al tipo iWord generator. Ok, quindi noi qui facciamo lword generator uguale t rest, come diavolo si chiama questo qui. Ok, create, facciamo nil, anzi lo mettiamo direttamente in linea, così poi viene rilasciato in automatico. Quindi lo andiamo a generare direttamente. Se vogliamo fare un test poi che tutto sia funzionante, perché siamo un po' in ritardo, quindi ancora vediamo intanto che se facciamo uno start la parola venga giù, che sia una parola corretta, la andiamo a visualizzare qui. Quindi name, questa è la secret word label, è una label che sarà visibile ovviamente solo dal momento in cui noi o ci arrendiamo o il nostro gioco termina. Quindi gli do come size un bel 24, così la vediamo bene a modo. E come text ci lascio un segnaposto, così. E cosa andiamo a fare? Andiamo a fare questa cosa qui, giusto per vedere che qualcosa funzioni. Andiamo nel nostro start, quindi generiamo, facciamo lo start del gioco. E poi andiamo a mettere sulla secret word label text la secret word del gioco, quindi riveliamo praticamente qual è la parola segreta. Però intanto possiamo iniziare a vedere un po' di logica, a vedere qualcosa che funzioni. Quindi vai di run, così un po' alla brutta, alla cieca, sperando che non succeda niente. Ecco, vedete che qui interessante, qui l'implementazione mette il nome dell'applicazione nella caption, carino.
Il tasto surrender vedete che è vuoto perché noi non stiamo giocando, quindi possiamo, se facciamo clic qui non possiamo, dobbiamo avviare un gioco. Avviamo il gioco, vediamo se la parola è tresses, quindi a questo punto vabbè, dovremmo giocare qualche tasto, potremmo provare, e ci manca un po' la logica principale, ma siamo vicini comunque a vedere il risultato. L'unica cosa che possiamo fare, vedete che start viene disabilitato e abbiamo solo il surrend. Se ci arrendiamo il gioco finisce, quindi possiamo di nuovo riavviarlo, e qui stiamo vedendo le parole che vengono giù da quel servizio un po' strano, e quindi il servizio funziona, il modulo funziona, l'applicazione, il gioco parte, manca la gestione ovviamente di tasto per tasto, la visualizzazione del progresso, di quante le abbiamo indovinate. Vediamo se si chiude. Ah, perfetto. Quindi mancherebbe un po' quella che è la business logic vera e propria, quella un po' seria, però direi che visto l'orario ce la lasciamo, qualcosina abbiamo iniziato a mettere giù, andremo a svilupparla eventualmente la prossima volta. Così, come dire, portiamo a compimento questo progetto, dopodiché ve lo caricherò. A tal proposito ho già caricato qualcosa sul sito GitHub. Allora vado a fare una cosa, visto che siamo in dirittura, cambio un attimo la visuale così ci vediamo meglio. Quindi sono stato centrato per tutto questo tempo, benissimo. Come dire, ok, quindi in poche parole siamo vicini a un risultatino, quindi abbiamo quasi completato il nostro gioco, perché la logica principale l'abbiamo creata, l'abbiamo anche testata, si può dire, da un certo punto di vista, perché abbiamo i test che vengono eseguiti e quindi, come dire, girano, funzionano, e quindi la logica dovrebbe essere corretta. Ci manca, come dire, attaccare le spine, quindi tracciare un po' il punto e mettere, come dire, assieme l'interfaccia e dargli magari un po' una connotazione grafica, un abbellimento, e quindi fare un po' come dire, abbellimenti grafici, portarla a compimento e quindi terminare il nostro, come dire, il nostro gioco con tutto quanto. Quindi direi che per stasera ne abbiamo abbastanza. Almeno non so voi, ma io ne ho abbastanza. Siccome c'è qualcuno online, direi che potremmo vedere se possiamo fare un raidino a qualcuno, giusto perché ne approfittiamo, almeno quando siamo, non dico in due, ma qualcuno di più. Non siamo milioni, ma giustamente, cioè, stiamo parlando sempre di sviluppo, quindi, come dire, è anche normale questa cosa che ok, quindi direi vediamo chi fare un raid. Potremmo, bello ma complesso, no dai, non è complesso. Come complesso? Abbiamo dei metodini che hanno due righe ciascuno, sono talmente... Oh, non andate via che facciamo il raid, almeno rimanete per il raid, così mi fate fare bella figura. no, non è complesso, dai, alla fine non è così difficile, pian pianino ci si abitua, cioè almeno se si parla della questione del test, cioè è un... come dire, abbastanza, anzi ne approfitto, come direbbe qualcuno, io ho il meme giusto da lanciare in questi casi. Vediamo se riesco a lanciarlo. No, mi vuol far fare il login, ma come, non ci credo. Vabbè, l'avrei lanciato ma non me lo fa fare. No, aspetta, forse ci riesco. Sì! È proprio quello giusto, e quindi si può fare. Poi
Poi magari ripassiamo qualcosina, adesso ci ritorniamo sopra, però come dire, dai, alla fine si fa, vedete che non è che viene fuori il gioco da pubblicare su Steam, però se fosse un minimo, come dire, un po' curato, magari qualcosa si ottiene, comunque è fatto in un paio d'ore, cioè considerato tutto, mentre uno spiega, cioè, quindi ci sta che, come dire, non sia eccezionale, ma almeno è già. Grazie per il follow. FRV_. In realtà siamo in dirittura di arrivo, abbiamo appena concluso una live dove abbiamo fatto un gioco con tanto di test, quindi di test driven development. Abbiamo creato un giochino tipo simile al gioco dell'impiccato, in realtà basato un po' su un concetto un pochino diverso, giusto per essere meno macabro. E se avrai occasione, ti interessa magari seguire, andare a vedere la replica. Diciamo, siamo arrivati a buon punto, siamo vicini, come dire, al Siamo vicini al risultato finale, abbiamo fatto tutta la logica, ci manca un po' il... Come sta il gatto? Il gatto sta... Il gatto è rilassato, lui sta bene, quindi lui è un signore, quindi... Anzi, lo invidio proprio per certi casi, quindi... Quindi che fare? Dicevamo, facevo un raid, dunque vediamo chi raidare, giusto perché così. In realtà andiamo a raidare una persona che sta giocando a un gioco che non so che gioco è, ma episodio numero 5. Penso di non aver mai fatto un raid, quindi ci proviamo. Giusto per variare un po', facciamo un... Come dire, un raid a qualcuno che non abbiamo, fa vedere se ce la faccio. Quindi, mentre ci provo, io ovviamente intanto saluto e ringrazio chi è stato collegato, anche perché oggi ero veramente quasi morto, ero un po' tirato perché non è una giornata così. E vi do appuntamento alla prossima live dove probabilmente riusciremo a finire questo cavolo di gioco. Dopodiché sto già pensando un po' a cosa fare dopo, quindi vedremo un po' come dire, come proseguire con i prossimi argomenti, ma ho un po' di persone da interpellare e cercherò di fare anche qualcosa di innovativo. Quindi, ecco, la scoreggina ci stava, non sono stato io, quindi prima che si inizi a sentire la puzza, avvio il raid, vi saluto ancora e quindi ci rivediamo alla prossima. Ciao a tutti, ciao, grazie di nuovo e alla prossima.